ritrovati cari amici della cucina di casa Paturzo. Andiamo a realizzare insieme una parmigiana di patate. Per realizzare questa ricetta abbiamo bisogno di patate, rosmarino, ci servirà della mozzarella, io utilizzo questa del caseificio antico casale di Mondragone che è davvero squisita, ci servirà del pepe, burro, parmigiano, se volete potete utilizzare anche il pecorino mescolato al parmigiano, del latte, del prosciutto e un po' di sale. Cominciamo subito. Come prima cosa dovete lavare le patate, io già l'ho fatto. Poi ci servirà una mandolina per tagliare le patate a fettine, però non trasparenti, quindi sottili ma non eccessivamente. E poi ci serve un pelapatate. Andiamo subito a pelare le nostre patate per poi procedere a tagliarle a fettine. Fatto. Le nostre patate sono pronte, ora le andiamo a tagliare con la mandolina. Attenzione alle mani. Guardate, le patate dovranno essere spesse in questo modo. Vedete, non è trasparente e nemmeno troppo doppia. Ecco fatto. Adesso andiamo a condire le patate con sale e pepe e del rosmarino che andiamo a tagliuzzare con le forbici. Cominciamo a mescolare, poi aggiungiamo altro sale e pepe per le patate che sono più sotto la scodella. Ovviamente se a casa avete dei bambini potete anche evitare il pepe o comunque non esagerare. A questo punto possiamo cominciare a fare la parmigiana prendendo una pirofila. Eccola qui. Prendiamo il burro e una parte la andiamo a mettere sulla base, in questo modo. Bella abbondante. Io ho fatto ammorbidire il burro in modo che a temperatura ambiente si prestasse maggiormente a fare questa cosa. E cominciamo con mettere uno strato di patate. Accavallatele giusto un pochino. Deve essere uno strato bello compatto. Lì dove vedete che sono più sottili potete andare a mettere anche qualche altra patata. Adesso andiamo a mettere un po' di burro. Potete sia metterlo a fiocchetti che fare in maniera più semplice sciogliendolo un pochino in microonde e quindi poi andiamo a spennellare le patate con un pennellino. Io faccio in questo modo. Adesso continuiamo mettendo un pochino di latte per fare in modo che le patate si possano cuocere nel forno. Questa è una versione più leggera con il latte, ma se ne volete una più saporita potete mettere la besciamella. Continuiamo con il prosciutto. Adesso andiamo a mettere la mozzarella. Che meraviglia, guardate.
andiamola a tagliare a fettine, non troppo spesse, non esageriamo. Andiamo con il parmigiano. E continuiamo con gli altri strati. Questo è il nostro ultimo strato, quindi ho fatto 3 strati di ripieno e ne faremo 4 di patate, perché andiamo ora a guarnire la parte finale sempre con le patate e il parmigiano. A fare l'ultimo strato, ricordatevi sempre di insaporire le patate con il burro e di aggiungere qualche cucchiaio di latte, anche se utilizzando la mozzarella di bufala sarà già di suo un po' acquosa, quindi aiuterà la cottura delle patate. Andiamo con il burro sull'ultimo strato. Farà fare quella bella crosticina che rende le patate croccanti e saporite. Mettiamo parmigiano. Come vi dicevo prima, sempre un pochino di latte per aiutare la cottura. Qualche ciuffetto di rosmarino. Ed ecco pronta la nostra cena, deve andare in forno a circa 190 gradi per 40-45 minuti. Una cena completa, un piatto unico, facile da realizzare, con ingredienti che trovate facilmente e nemmeno troppo costosi. Ecco pronta la nostra buonissima parmigiana di patate ed ora non ci tocca far altro che andarla ad impiattare e vedere la bontà che è all'interno. Decoriamo con un semplice rametto di rosmarino. Mi raccomando, prima di impiattarla fatela leggermente intiepidire. E buona cena! Per realizzare la parmigiana di patate ci serviranno circa 5 patate, 150 g di prosciutto cotto, 250 g di mozzarella, 50 g di burro, parmigiano quanto basta, un po' di latte, sale, pepe e rosmarino.